Musica e teatro, un mix esplosivo che ha affollato ieri l'Horus Café 2.0 di Via della Valle a Santa Maria Capua Vetere per la prima serata di Terra Fertile, la rassegna che punta i riflettori sui talenti di terra e di lavoro. Ad aprire le danze una raccolta di monologhi teatrali scritti e interpretati da Michele Ventriglia e Fabio Tilocca. Si salvi chi può 2.0, una rilettura dell'analisi della società contemporanea in chiave comica, ironica e leggera. E si salvi chi può 2.0, perché? Perché venimmo qui anni fa per la prima volta con te, sempre con Terra Fertile, e portai in scena questo monologo, quindi anche se il testo è del tutto cambiato, ma il motivo per il quale continuo a scrivere è sempre lo stesso, insomma, questa forma di disagio che provo ad esorcizzare con l'ironia. E allora mi andava di rinnovarmi, quindi ripartire da qui, da Salvi chi può, ancora con Terra Fertile. E insomma questo, è cambiata forse una piccola maturazione c'è stata in questi anni. Se prima credevo di poter scuotere qualcosa, la coscienza un po' degli altri, di provare a fargli spiccare il volo con le mie parole, erano un po' questi sogni che facevo. Oggi invece credo che bisogna tornare indietro, oggi l'arte credo che debba segnare la via del ritorno, quindi andare alle radici, a ciò che siamo. A seguire l'attesissimo live acustico dei Bottisti della Cantinella, dalla musica popolare tradizionale a brani più ricercati e contaminati. Il sound dei Bottisti è animato, la serata è fatto da padrone con alcune musiche tipiche della tradizione di Portico di Caserta e diversi brani dell'ultimo lavoro discografico del gruppo che affonda le sue radici proprio nel paese della Pastellessa. Obiettivo raggiunto dunque, oltre che a celebrare il ritorno dell'Horus Café, fortemente voluto da Nicola Cavallo, Terra Fertile ha dato un assaggio di ciò che sarà la rassegna culturale che partirà il prossimo mese di ottobre. La nostra ricerca, prima di tutto, nasce da circa 20 anni fa. Abbiamo iniziato questa esperienza straordinaria, quella di andare a ricercare brani della nostra terra, della nostra tradizione. Quindi il nostro gruppo ha questa peculiarità, quella di andare a tirare fuori quella che erano le antiche filastrocche, le antiche canzoni che avevano poi delle tematiche importanti. Infatti si parla di matrimoni combinati, serenate a dispetto che venivano fatte contro, c'è la serenata tradizionale che lo sposo porta alla sua amata e poi c'è la serenata a dispetto quando lo sposo veniva lasciato dalla sua bella, era autorizzato a fare una serenata all'incontrario con tutte le parole, insomma. Gliene poteva dire di cotte e di crude, insomma. Quindi ecco, il lavoro nasce sul territorio, nei nostri paesi, insomma. Quindi andare a ricercare canti di lavoro ed è un'esperienza che ci ha arricchito tantissimo, perché poi siamo stati a contatto con la memoria storica, quindi gli anziani che ci hanno tramandato questi canti.